Marino, uno studioso di Cristoforo Colombo. Lei ha scritto vari libri, però un po' controcorrente da quello che è diciamo, la favola che ci raccontano i libri di storia dalle scuole elementari e medie superiori. Per questo ha avuto anche dei problemi con la fondazione di Cristoforo Colombo. No, beh, diciamo che alcuni accademici si stanno convertendo, Ecco, no, grazie però a me. All'inizio, all'inizio, sì, all'inizio che lei dava una nuova certo. versione, dei fatti giustamente ha avuto un po' di problemi. Mi parli un po' appunto di questa sua scoperta che non è tanto conforme a quella No, va bene, originale. appunto, la mia tesi è completamente rivoluzionaria rispetto alla Vulgata da 500 anni a questa parte. E io infatti ormai dico senza pudore che quello che ci hanno raccontato è una barzelletta d'antiquariato. D'altronde faccio un esempio molto terra-terra. Se oggi io raccontassi questa favoletta, cioè che uno sciitano messicano varca la frontiera e nel paese, diciamo, più avanzato dell'età moderna, dove il self-made man ha qualche possibilità, ripeto, uno sciitano varca la frontiera e pretende di andare da Obama e ci riesce, viene ricevuto dal Presidente degli Stati Uniti. Dopodiché gli fa questo discorsetto, mi dia tre astronavi, io conosco altri miti, altri mondi, dopodiche io torno e tutto questo trovo e io divento vice re amministratore di queste terre. E Obama gli dà la mano, dice va bene questa cosa. Dico, trasferiamo questo alla fine del 1400, quando i re erano re, imperatori erano imperatori, i papi erano papi, e un fu comprato come Cristoforo Colombo, così come ci viene descritto. Come minimo sarebbe finito sul rogo o impiccato a qualche albero. Per cui, ecco, non è questa la No, storia assolutamente vera. no. Colombo è un personaggio molto più complesso, a cominciare dal fatto che fin da quando compare c'è uno stemma di famiglia che dice che tutto sommato doveva essere di una famiglia alquanto altolocata, ma d'altronde questo va dal re del Portogallo e viene ricevuto dal Ciò vuol terzo re dire appunto del che non Portogallo sono. che rimprovererà quando ritornerà dall'America, addirittura gli farà una specie di liscio e busso. Va dal re di Spagna e viene ricevuto da Isabella e Ferdinando. Il fratello era alla corte del re d'Inghilterra. Se la Spagna gli dicesse di no, era pronto ad andare dal re di Francia. Quando bisogna dividere il mondo in due, è lui che dà a Papa Alessandro VI le indicazioni per come dividere il mondo. Si scrive con Pierpaolo Toscanelli, che era una delle menti scientifiche più importanti del tempo, e questo è peggio di Superman e di Batman messi insieme, insomma. Quindi, ripeto, il marinaretto, cancelliamolo completamente. Io dico infatti che Cristoforo Colombo, così come comincerà a firmarsi con uno strano crittogramma di 7 lettere maiuscole e la finale Expo Ferens, cioè portatore di Cristo, era un inviato della Chiesa di Roma. Perché c'è un Papa che è sparito, un Papa che io ho sempre chiamato il Papa desaparecido, è Innocenzo VIII Giovanni Battista V, che sta dall'84 al 25 luglio del 92. Muore in maniera strana, guarda caso, gli succede Alessandro VI il Borgia che dava il veleno come la Cantarella, come la Coca-Cola oggi, insomma. Ecco. E fra l'altro la tomba di questo Papa è ancora in San Pietro, cosa strana per un Papa colpito da damnatio memoriae, ed è l'unica traslata dalla vecchia Basilica Costantiniana alla nuova Basilica. Sisto IV sta sotto, le tombe, Alessandro VI sta addirittura in via Monserrato. Questa è una tomba importante dal punto di vista artistico del Pollaiuolo, anche unica, perché è l'unica tomba in San Pietro che ha due immagini del Papa, una in morte e l'altra in vita, addirittura con la lancia di Longino in mano. Voi sapete che la lancia di Longino è la lancia che trafisse il costato di Cristo, Che era ed è un lancia di Aleppo. talismano incredibile che fu inseguito da Carlo Magno e ai tempi nostri anche da Hitler. Quindi, diciamo, questo Papa aveva in mano il potere sul mondo intero. Nell'epigrafe c'è scritto Novi Orbis suo Evo in Venti Gloria, sta scritto in Vaticano, cioè significa nel tempo del suo pontificato la gloria della scoperta di un nuovo mondo. Il Papa è morto 7 giorni prima che Colombo partisse. La scoperta va datata al ritorno di Colombo nel 93, come mai c'è questa scritta? Io ho cominciato da lì per scoprire che tutti i soldi dati a Colombo fanno capo al Papa di Roma. Metà sono italiani e sono tutte famiglie genovesi perché il Papa era cittadino genovese, veniva dall'Oriente ma era cittadino genovese. Fanno tutti capi a famiglie genovesi imparentate con i Cibo. Un'altra parte dei Medici di Firenze, guarda caso, il pontefice aveva sposato il figlio Franceschino con Maddalena dei Medici, quindi era il consorcio di Lorenzo il Magnifico. Il Papa era sposato. Il Papa non ha sposato una donna in prime nozze, poi ne ha avuti tanti Quei papi li altri. sposavano A quel ancora. punto non è che si sposava, diciamo, avevano figli, cardinali e papi a quel tempo avevano figli normalmente. Dal 1000 c'è il fatto che i preti non dovevano sposarsi, però ormai la consuetudine era andata avanti e
E non è che si creasse questo scandalo, anche se questo Papa, ripeto, poi si comporta da quando sposa la carriera ecclesiastica in maniera ineccepibile, però aveva avuto due figli riconosciuti e pare 12, 14 non riconosciuti, al punto che diciamo, Pasquino scriveva: finalmente abbiamo il padre di Roma, perché con tutta questa figliolanza, tutto qua. Curiosamente tutti questi figli sono spariti. Colombo al nord significa figlio di padre ignoto, come Esposito al sud, figlio dello Spirito Santo. I colori dello stemma di Colombo sono uguali a quelli dei colori dei cibi. Non solo, ma in un documento dei primi del 1500 si parla di un Columbus Nepos. Questo potrebbe essere anche Colombo figlio di un papa. Ecco, è quello che io ipotizzo. A me mi starebbe bene anche nipote del papa, anche se a quel tempo dire nipote, il discorso del nepotismo potrebbe essere appunto un modo di dire. Tra l'altro, che il Papa non si scandalizzasse affatto del fatto di sposare qualcuno è dimostrato dal fatto che il primo Papa è l'unico che sposa il figlio platealmente in San Pietro con Maddalena dei Medici. Non è che si nasconde, perché questo Papa era figlio di Aronne, e quindi vuol dire che il padre del Papa era ebreo, era nipote di una sarracina, quindi vuol dire che la nonna era musulmana, quindi lui era abituato a costumi dove gli uomini di chiesa, gli uomini che rappresentano la divinità, hanno famiglia normalmente. Il che collima perfettamente con quanto scrive nel suo pugno Cristoforo Colombo, cioè che lo Spirito Santo è presente in cristiani, musulmani, ebrei e di qualsiasi altra setta. Il che vuol dire che c'è una visione universalistica sotto uno spiritualismo che fa capo allo Spirito Santo. E la croce doveva essere primus inter pares, e secondo me il Papa e Colombo tentavano di fare una nuova chiesa. La nuova chiesa si sarebbe dovuta trapiantare nel nuovo mondo per la nascita del bambino nuovo, che poi è la carnificazione, l'incarnazione del Cristoforo, del Santo Cristoforo che trascina il bambino nuovo al di là delle acque. Non a caso poi Colombo, il 25 dicembre del 1492, fa naufragio con la Santa Maria e insedia i primi uomini nel nuovo mondo, e chiamerà appunto la Navidad, l'insediamento, cioè questo nuovo. E Las Casas, che è il primo cronista delle Indie, che è un uomo di chiesa, conferma dicendo che Colombo andava a creare una chiesa nuova. Quindi c'era un disegno che chiaramente molti contrastavano, compreso il Borgia. A questo punto o si tentava l'accordo con ebrei e musulmani, o se non c'era l'accordo, perché a quel tempo c'era uno spirito cavalleresco che permetteva di incontrarsi e tentare delle pacificazioni, se non era possibile non rimaneva che scannarsi con le crociate. Per fare la crociata occorreva tanti soldi. Colombo traversa per andare a cercare l'oro per la Santa Crociata, tant'è vero che lui al ritorno scrive che con il suo oro è disposto a mettere in piedi un esercito per conquistare il Santo Sepolcro e Costantinopoli di 5.000 cavalieri e 50.000 fanti, di qui a 7 anni, che sarebbe il 1500, una data perfetta per un giubileo che avrebbe segnato in qualche modo, se non ci fosse stata la pace, il trionfo della cristianità. Ma diciamo, qui è un discorso talmente complesso che implica appunto il neoplatonismo, il fiore della nuova Atene che era Firenze, Lorenzo il Magnifico, Pico della Mirandola, Paolo del Pozzo Toscanelli, cioè a noi ci hanno raccontato una favoletta per bambini deficienti. Purtroppo il discorso va riportato nel Rinascimento italiano, con tutta l'evoluzione che c'è del pensiero e della riscoperta di cose nuove che venivano anche dall'Oriente. Soprattutto. Se c'ha qualche altra domanda, sì, io so rispondere. Mi dice degli libri nuovi. Lei ha scritto, oltre Cristoforo Colombo, ha fatto anche altri libri? Sì, l'ultimo, un po' per dirotare, visto che sono 23 anni di Cristoforo Colombo, è diventata la mania, io la chiamo la mia volta senile. Non ho finito. Ecco, la ricerca continua. E allora ho fatto una favola che è mia e di Riccardo Fellini, fratello di Federico Fellini, che è scomparso 22 anni fa, che è una storia molto tenera, una storia per bambini dai 5 ai 90 anni. E si è ambientata nel circo, perché purtroppo Riccardo, che era un grande talento, è stato in parte castrato dal fratello, perché di Fellini ne doveva esistere uno solo. Siccome anche lui aveva come diciamo, ispirazione la Romagna, il circo, non ha potuto fare quello che avrebbe voluto fare, e per cui io perlomeno sono riuscito a chiudere, sia pure in morte, a mantenere, non dico una promessa, ma un impegno a far scoprire in qualche modo un tanello che è stato completamente oscurato dalla fama dell'altro. Quindi il suo libro cosa... Questo libro è Stella e il Circo, che è uscito per la Sperling e Kuffer a Natale. Purtroppo non è stato molto pubblicizzato. Io speravo il fatto di scoprire anche l'altro Fellini, cioè il fratello sconosciuto di Fellini, fosse anche un modo per farne parlare, visto che ormai
conta più il gossip che la sostanza, speravo appunto. E in più pensavo di trovarmi un pubblico al di là di Colombo che mi spingesse ancora Colombo, ecco. Perché grazie a Dio il libro precedente, dove io parlo anche appunto della Puglia, di Otranto, di Molfetta, tutto qua, è stato tradotto in 7 paesi, l'ultimo che io considero il migliore invece ancora è su piazza, ed è l'uomo che superò i confini del mondo. Sempre ancora si può comprare, si trova, sì, si trova, sì, in, sì, non tutte le librerie ce l'hanno, però si ordina, c'è sta ancora, insomma, c'è la versione. Va bene, ringrazio Ruggero Marino per questa bellissima intervista. Grazie.